Allora, dunque oggi parliamo di MOSFET di potenza e come al solito andiamo per differenza rispetto a quello che ovviamente già conoscete in abbondanza su MOSFET normali. Allora, andiamo qua. Dunque, questa è la struttura del MOSFET di potenza. Allora, riguardiamo la situazione. È un MOSFET a diffusione verticale. Di nuovo si tratta di un dispositivo fatto in modo verticale. Vedete, il drain sta sotto, sulla faccia inferiore della fetta. Il source e il gate sono in alto. Vediamo un po' la struttura degli strati e dove sta il dispositivo. C'è la porzione vicino al contatto di drain che ha un drogaggio N+, ovviamente per garantire un contatto ohmico e per ridurre la resistenza di questo strato, resistenza diciamo di diffusione di questo strato. Si tratta di un drogaggio molto elevato, di 10 alla 19 cm a meno 3. Poi c'è questa regione qua, disegnata in giallo, evidenziata in giallo, che è la regione di deriva. Quella è una regione, diciamo che per mantenere una buona qualità, viene spesso realizzata come, con crescita epitassiale. In questo modo si riesce a minimizzare la difettosità, avere un basso drogaggio e quindi avere tempi di vita relativamente lunghi. Poi abbiamo quella diffusione P, che costituisce il body del MOSFET, quindi il quarto terminale del MOSFET in pratica, e poi abbiamo queste due diffusioni N+, che sono in corrispondenza dei source. Ce ne sono più di una perché, come abbiamo visto già per i bipolari, in realtà il dispositivo viene realizzato mettendo tante celle in parallelo. Quindi, se prendo una sola cella, arriva da questa posizione a questa posizione, le regioni N+ a lato fanno parte dei source, delle celle adiacenti. Allora, ecco, ci si tratta di riconoscere dov'è il FET vero e proprio, il FET intrinseco, diciamo, ed è in questa zona, cioè questo verde, questa zona evidenziata in verde è il canale. Vedete, c'è questo strato, indicato qua in grigio, che è lo strato di ossido di gate, e sopra c'è il gate. L'ossido di gate viene abbastanza spesso, dipende un po' dalla tensione massima a cui si vuole impiegare, però può essere facilmente alcune decine di nanometri. Fino a un centinaio, centinaio è già per applicazioni di elevata tensione. Il motivo è che chiaramente quando c'è una tensione applicata elevata tra drain e source, c'è la tensione tra gate e drain che può essere alta, in principio può essere uguale alla massima tensione che può sopportare il dispositivo, e per questo l'ossido deve essere spesso. Dipende, quello, lo spessore dell'osso dipende molto dalle applicazioni. Voi sapete che adesso per un MOSFET di segnale lo spessore equivalente dell'ossido è circa un nanometro, 0,91. Ormai un transistore di segnale delle dimensioni minime non si fa più con ossido di silicio, si fa con dei multistrato, tra cui la parte più importante è fatta di ossido di afnio. Quindi si parla in generale in quel caso di spessore equivalente dell'ossido di silicio, cioè uno spessore dell'ossido di silicio che ha la stessa capacità. L'ossido di afnio ha una costante dielettrica di 25, l'ossido di silicio ce l'ha di 4, quindi dal punto di vista della capacità 6 nanometri di ossido di afnio equivalgono a 1 di ossido di silicio. Ok? Quindi diciamo, per i dispositivi di segnale a questo punto si ragiona in termini di spessore dell'ossido equivalente. Per i transistori di potenza ancora l'ossido è ossido di silicio,
con spessori fino a questo valore. Allora, vedete, questo è il gate, il source viene contattato in questo modo. Chiaramente poi tutti i source verranno messi in parallelo, per cui avete questa metallizzazione unica che corre sopra tutti i contatti di source. Quindi il gate si porta fuori lateralmente, tanto non ha bisogno di particolare corrente, il source invece ha una metallizzazione più o meno uniforme. Quindi vedete, questi due sono due canali di MOSFET che dal punto di vista pratico sono in parallelo. Quindi, ricapitolando, un po' di vedere bene questa struttura, così vi do il tempo di ridisegnarla. In pratica, regione di diffusione, di drift, questa è la regione, come al solito, che tiene la caduta di potenziale, ha la stessa funzione che abbiamo visto negli altri dispositivi di potenza ed è molto poco drogata, siamo dell'ordine di 10 alla 14, 10 alla 15 cm a meno 3. E poi dell'ossido ho già detto, va bene, questo è quello che vediamo per ora. Aspettate. Quindi, di nuovo, la tensione di breakdown è determinata dalla regione di deriva, questo l'abbiamo detto. L'analisi è simile a quella che abbiamo fatto per il diodo di potenza, il drogaggio si fa così basso in modo che il campo all'interfaccia PN sia effettivamente piccolo. Con un drogaggio così basso si riesce a fare in pratica una giunzione PN con punch through, tipicamente si arriva fino alla zona N+. Cosa da notare? Questo, che questo qua era indicato nel grafico, c'è un bipolare parassita, vedete c'è una regione N+, PN- che va praticamente in parallelo al MOSFET. Questo è una cosa critica, perché se per qualche motivo si innesca quel bipolare, cioè entra in conduzione quel bipolare, è chiaro che cortocircuita completamente il MOSFET. Quindi possiamo avere un passaggio di corrente significativo anche in presenza di tensione VDS applicata alta e quindi alta dissipazione di potenza con rottura del dispositivo. E quindi messaggio principale, quel bipolare deve essere spento. Dal punto di vista stazionario non c'è nessun motivo perché sia acceso, perché quel contatto non ha, diciamo, quello è il body, quindi non ha direttamente un contatto esterno. Per assicurarsi che sia effettivamente spento si fanno due cose in realtà. La cosa principale è questo qua, si mette direttamente in corto col source. Questo contatto che non è necessario per il funzionamento, diciamo, statico del dispositivo è utile perché abbassa la tensione del body e impedisce che per qualche motivo in un transitorio, perché questo può succedere quando c'è uno spostamento rapido di carica, le tensioni interne possono non essere più omogenee, in un transitorio si potrebbe alzare la tensione del body e quindi potrebbe andare in conduzione quel JT parassita, il contatto tra body e source cerca di tenerlo basso. In generale non basta, la seconda cosa che si fa è fare delle celle piccole e tante in parallelo, in modo da avere queste distanze tra la parte più interna del bipolare e il contatto dove posso imporre la tensione corte, di modo che la parte interna non si discosti mai troppo da questo, dal valore della tensione che c'è sul contatto esterno. Quindi più li faccio piccoli, più questo problema lo tengo sotto controllo. Un'altra cosa è questo. Anche questo è da tenere presente. Vedete, c'è un diodo tra il body
di tipo P che a questo punto è contattato insieme al source e il drain orientato come nel disegno. Questo in realtà è accidentale, però va bene perché quel diodo lì può essere usato direttamente come diodo di ricircolo nelle applicazioni da invertitore. In pratica mi trovo ad avere un diodo orientato tra source e drain in parallelo al MOSFET. Oh, un altro, l'ultimo aspetto che volevo sottolineare è indicato qua nell'ultima riga, evidenziato là in verde, e vedete è legato al fatto che, come potete notare, il gate passa sopra questa zona qui della regione di deriva. Questa che cosa serve? Ha un vantaggio in realtà doppio, sia in conduzione, quando il MOSFET è un interruttore chiuso, sia in interdizione. Perché in pratica, se guardate il percorso della corrente, è essenzialmente quello indicato da questa freccia, cioè c'è un percorso che viene fatto in verticale, la corrente attraversa la regione di deriva, poi arriva in superficie e il canale del MOSFET è superficiale. Allora, quando è in conduzione MOSFET, questa regione qua la trovo in accumulo, perché è una regione drogata N+, il gate è a tensione positiva, questa regione qua la trovo in accumulo, quindi l'effetto finale è di ridurre la resistenza del percorso. In pratica viene ridotta la resistenza di questo percorso, perché c'è un accumulo di carica mobile. D'accordo? Quindi agli effetti esterni lo vedo come una riduzione della resistenza del dispositivo in regione triodo. Quello è un effetto positivo. Come effetto positivo in interdizione agisce da field plate. Vi ricordate, noi abbiamo visto cos'erano i field plate nel caso di diodi di potenza, erano messi più o meno in quel modo là. Tipicamente senza l'ossido, erano appoggiati direttamente, ma insomma in questo caso ci vuole l'ossido per tenere isolato, ma l'effetto è quello. In pratica, avendo questa zona qui a potenziale costante, viene ridotto il campo in questa regione dove la curvatura è elevata. Quindi diciamo alla fine complessivamente un effetto positivo. Quindi riassumendo su questo punto, chiaramente è un MOSFET, ma non è proprio uguale al classico MOSFET planare a cui uno è abituato per applicazioni di segnale, devo dire anche per applicazioni di potenza, per basse potenze, per esempio che sono le potenze che possono stare qua dentro, si usano MOSFET planari. MOSFET verticale si usa per potenze significativamente più elevate, per tensioni più alte, insomma almeno qualche decina, insomma poche centinaia di volt per esempio di tensione massima applicata. Quindi è comunque un MOSFET, ma con le sue particolarità. Nella pratica, vedendo la cosa dall'alto, io mi trovo ad avere tante celle elementari. Questo è il MOSFET singolo che abbiamo visto prima, e la struttura viene fatta mettendone tante in parallelo. Chiaramente il drain è a comune, perché c'è questo piano N+ che mette tutti i drain in parallelo, il gate è a comune, anche tutti i gate sono in parallelo, perché questa è la metallizzazione di gate che viene distribuita in parallelo su tutti i MOSFET, e anche tutti i source sono in parallelo. Il contatto di source è, si vede bene qua, in pratica cosa si fa? Questa roba tratteggiata qua è il dielettrico di gate, sopra viene appoggiata la metallizzazione di gate, poi viene praticato un foro attraverso una maschera come al solito, e poi viene appoggiata la metallizzazione del
No, ho sbagliato, viene prima messo, dopo il gate viene messo l'ossido di campo, che è questo, poi viene fatto il foro e sull'ossido di campo viene appoggiato e deposto la metallizzazione di source, che quindi va a riempire tutti questi buchi e li mette tutti in parallelo. Quindi in pratica tutti i source vanno tutti in parallelo. Questo che cosa mi consente di avere? Mi consente di avere un MOSFET efficace con un rapporto W su L molto elevato. Perché la L è questa qua, no? Questa è la L, questa è L, posso farla piccola, diciamo entro certi limiti a piacere, mettendo tutto in parallelo, le larghezze dei MOSFET, delle MOSFET elementari si sommano tutte. Quindi ho questo MOSFET in parallelo a questo, in parallelo a questo, in parallelo a questo, quindi posso avere una larghezza efficace anche migliaia o decine di migliaia di volte maggiore della lunghezza. E chiaramente mi serve per portare parecchia corrente per abbattere la R-on anche in presenza di correnti elevate. Ecco, commercialmente c'è un discreto numero di opzioni diverse per la geometria delle celle. Questa è quella un po' più semplice, immaginando che ciascuna cella sia rettangolare, fatta con due MOSFET in parallelo e poi nuplicata. Poi nel tempo commercialmente c'è parecchia fantasia, diciamo. C'è per esempio una soluzione che ha avuto un discreto successo commerciale nel tempo, è questa degli EXFET, in cui ciascuna cella ha forma esagonale, quindi si vede una struttura dall'alto tipo anido d'api, assomiglia molto a questa. Invece di avere due MOSFET in parallelo, ce ne sono tre in ogni cella, e questa è la struttura periodica che si ripete, una struttura esagonale. Questo per esempio è un prodotto commerciale di International Rectifier, che è un'impresa nel settore dei semiconduttori che tradizionalmente si è sempre occupata di dispositivi discreti di potenza. Tra l'altro una sede anche in Italia, in Piemonte. Vabbè, come funziona? Come funziona? Anche lì ve lo vediamo un pochino per differenza, è chiaro un MOSFET, però guardando qualche aspetto si vedono delle differenze non banali nell'uso. Dunque, questo qui è il MOSFET intrinseco. No, immaginate quella struttura, è una metà della cella che abbiamo visto prima, no? Quindi c'è il source, il body, quella regione P, e poi c'è la regione N- che è la parte del collettore, la regione di deriva. Si vede l'ossido di gate, si vede il gate, vedete là c'è una VGS applicata. Adesso vi faccio vedere tre disegni in successione per VGS crescenti. Va bene? Chiaramente si tratta di un MOSFET a inversione, perché il body è drogato P e il MOSFET è di tipo N, e il canale si forma all'interfaccia con dielettrico di gate, come deve essere. Allora, che cosa succede all'aumentare nella VGS? All'inizio si crea una regione di svuotamento, che ha questa geometria particolare, perché chiaramente parte è dovuta all'aggiunzione PN, parte si crea all'interfaccia del condensatore MOS, l'interfaccia ossido silicio del condensatore MOS. Quindi quei meno lì rappresentano accettori ionizzati. Poi, aumentando VGS, scorro in questa direzione, chiaramente comincia a accumularsi, comincia ad aversi un po' di inversione, quindi accumularsi un po' di carica mobile negativa qui all'interfaccia, e poi a un certo punto, aumentando ancora VGS, qui si forma il canale e entra propriamente in conduzione. Quindi classico funzionamento da MOSFET. La cosa principale a questo punto è che la tensione di soglia viene piuttosto alta, perché sebbene non sia molto drogata la regione P, l'ossido è spesso. Quindi chiaramente la tensione di soglia ha una componente, se ricordate, che è proporzionale allo spessore dell'ossido e quella c'è tutta.
nella regione di svuotamento ha quella forma che segue un po' i contorni delle strutture e dei profili di drogaggio come ci aspettiamo, ma questa è la situazione. Quindi questa è la prima differenza. L'altra cosa è questa: se vado a disegnare la caratteristica d'uscita, la famiglia delle caratteristiche di uscita, io noto due cose. Allora, la prima cosa che noto di vado di nuovo per differenze rispetto a un MOSFET di segnale, quindi chiaro, questa è una caratteristica classica da FET, non c'è niente in prima approssimazione non c'è niente di strano. Guardiamo un po' più in dettaglio. Qui la resistenza in saturazione non è piccola, le curve sono inclinate. Cosa vuol dire questa? Che la pendenza di queste rette è inversamente proporzionale alla R-on, no? Per quale motivo ho questo tipo di pendenza? Perché, come vi raccontavo prima, c'è un percorso che deve fare la carica, che attraversa prima tutta la regione di deriva e poi attraversa il MOSFET. Anche nel caso in cui il MOSFET non abbia una resistenza, il MOSFET intrinseco, quello all'interfaccia, non abbia un'altra R-on, c'è comunque da sommare la resistenza della regione di deriva, che è una regione poco drogata. Ora, qui state attenti perché c'è una differenza rispetto a quello che abbiamo visto per il bipolare e per il diodo. Nel caso del bipolare e del diodo si attuava quel meccanismo di modulazione della conduttività, per cui c'era un'iniezione da un lato e dall'altro di portatori di segno diverso, di elettroni e lacune, che alzava complessivamente la concentrazione di carica mobile e abbatteva la resistenza, quindi innalzava la conduttività. Ora in questo caso non c'è più, perché chiaramente è unipolare MOSFET, la conduzione avviene soltanto per elettroni, quindi nella regione di deriva passano soltanto elettroni che vengono iniettati dal collettore e devono arrivare al canale. Va bene? Quindi non c'è più quell'effetto di modulazione della conduttività che abbatteva la resistenza della regione di deriva. Risultato finale, c'è questo, una R-on più elevata di quella che abbiamo visto per i bipolari. Questo dal punto di vista pratico che cosa vuol dire? Vuol dire che se il limite di specifica che viene da chi mi dice di fare il sistema è legato alla potenza dissipata, e la potenza dissipata è legata alla V-on massima che posso applicare al diodo, all'interruttore controllato quando conduce, avendo una R-on più alta posso consentirmi correnti minori. Ok? La situazione pratica, cioè questa osservazione di fisica del dispositivo, poi si traduce nel fatto che i MOSFET di potenza si usano per correnti più basse di quelle per cui si usano i bipolari, perché l'R-on viene circa un ordine di grandezza più alta di quella che viene per un bipolare. Ok? Questa è la prima cosa. La seconda cosa che insomma differenzia un po' il nostro di potenza rispetto a quelli di segnale è che qui le caratteristiche AVGS costante sono, diciamo, a parte all'inizio, tutte equidistanziate. Questo vuol dire che se andate a tracciare la trans caratteristica, cioè la ID in funzione di VGS, non viene parabolica ma viene lineare. Ok? Questo è un effetto che in realtà, entro certi limiti, esiste anche per i transistori di segnale. Ma tipicamente per i transistori di segnale esiste a dimensioni nanometriche. E invece qua si vede per i transistori di potenza che non sono particolarmente piccoli. E devo dire, in pratica i due effetti sono parzialmente imparentati e sono legati secondo voi a che cosa sono legati? Perché c'è un effetto che vedo per i transistori molto molto piccoli, ma vedo anche per i transistori
molto più grandi. Scusate, no, è dovuta al campo elettrico, elevato, che comunque anche se questo è grande, ho tensioni molto più grandi, i transistori di segnale sono molto più piccoli, ma le tensioni sono molto più piccole e ci sono situazioni in cui i campi sono elevati. E in effetti questo è un effetto di saturazione della velocità di deriva. Allora, ricapitoliamolo, che dovreste averlo visto a dispositivi elettronici, non sono sicuro, li guardiamo insieme. Se tracciate il grafico in un semiconduttore qualunque della velocità di deriva in funzione, aspettate, fatemelo andare, ecco, della velocità di deriva in funzione del campo elettrico, l'andamento è questo. Piccola parentesi, non è questo per tutti i semiconduttori, questo per quasi tutti i semiconduttori. Sono alcuni semiconduttori che hanno addirittura un overshoot e poi vanno in saturazione. Per esempio anche l'arsenio del gallio è fatto in quel modo, c'è un piccolo picco e poi dopo pareggia. Allora, come è fatto questa cosa? Si notano due comportamenti. Uno è il comportamento che conoscete e che si usa sempre quando si scrivono le equazioni col modello di deriva e diffusione, cioè la velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico ed è questo tratto, va bene? La pendenza di quel tratto è quella che si chiama mobilità dei portatori. Quindi abbiamo Vd uguale mu per E in questa zona. Poi a un certo punto c'è un effetto appunto di saturazione, per cui la velocità si ferma a un certo valore che dipende dal materiale, dipende anche dalla temperatura, sì, materiale e temperatura, essenzialmente basta queste due proprietà, che è la velocità di saturazione. Quindi poi questa curva ha una forma che si riesce anche a descrivere in modo analitico con una buona approssimazione, ma non è quello che ci interessa. Tipicamente si identifica un campo critico al quale si dice che praticamente la velocità è saturata, e una velocità di saturazione che, per ricordare un numero facile, nel silicio è 10 alla 7 centimetri al secondo. Ecco, è quella saturazione che è responsabile della caratteristica lineare. Tanto per tenere a mente la cosa che ci aiuta. Allora, chiamiamo overdrive ovviamente la differenza tra VGS e la tensione di soglia. D'accordo? Allora, perché normalmente quando siamo in zona lineare, diciamo Vd proporzionale ad E, la caratteristica viene quadratica? Perché, e questo è quello che conoscete, quello che si usa tradizionalmente, questo perché in pratica la corrente è proporzionale alla carica per la velocità con cui questa carica si muove, no? La carica accumulata sotto il condensatore MOS per la velocità con cui questa si muove. Tutti e due questi termini sono proporzionali all'overdrive. In particolare la carica è proporzionale all'overdrive, perché l'overdrive perché è la carica di un condensatore a facce piane parallele, quindi praticamente l'overdrive mi dice la tensione applicata alla capacità, per la capacità mi dà la carica. Questo è l'effetto di un condensatore a facce piane parallele. Cioè, questo VTH fa soltanto da come dire, shift, perché c'è bisogno di una certa tensione per avere lo strato di inversione. E poi la velocità è proporzionale al campo elettrico, ma come vi ricordate, in saturazione la tensione applicata al canale è VGS-VTH. Dal punto del source fino al pinch off del canale la tensione VGS-VTH in saturazione ed è costante più o meno, no? Per cui il campo elettrico ovviamente è proporzionale a questa tensione, il campo elettrico nel canale, nella zona in cui il canale è presente, quindi non è strozzato, è proporzionale a questo VGS-VTH, e quindi anche la velocità di deriva viene proporzionale a quella quantità. Il prodotto chiaramente è proporzionale all'overdrive al quadrato. E questo è quello che il conto che avete fatto a dispositivi elettronici. Okay? Che cos'è che succede?
succede semplicemente che questa cosa vale sempre, ma questa cosa non vale più, perché la VD a campi elevati invece è uguale a VSAT. E quindi la dipendenza della corrente dall'overdrive diventa lineare e non più quadratica. E questo c'è in tutti i dispositivi di potenza. Basta a un certo punto che la tensione di gate sia sufficientemente elevata. Per tensioni sufficientemente elevate si arriva in saturazione della velocità e quindi le caratteristiche diventano lineari. Queste sono le differenze da tenere presenti. Ok, allora per ora abbiamo visto il comportamento statico del MOSFET, vediamo adesso la commutazione. Dunque, prima considerazione: i MOSFET sono più veloci dei bipolari in commutazione. Il motivo è che si tratta di un dispositivo basato solo su portatori maggioritari e quindi a concentrazione dei maggioritari si riesce a cambiare molto più rapidamente, perché ce n'è maggiore, disponibilità. Non solo, ma immaginate semplicemente la fase dello spegnimento. Per spegnere un dispositivo bipolare di solito devo svuotare la base, svuotare il collettore di portatori minoritari. Quella è una cosa difficile perché li devo svuotare praticamente dalla base. Anche in un diodo devo comunque svuotare questo plasma che si è creato nel mezzo. Nel caso dei MOSFET è molto più rapido, che non ho questo eccesso di carica difficile da maneggiare, quindi si arriva a frequenze di commutazione facilmente dell'ordine del megahertz. I tempi di commutazione vengono determinati ovviamente dallo spostamento delle cariche interne, quindi dalle capacità. Cioè, in particolare, le due principali, capacità CGS e CGD. Ora, io posso immaginare quando se devo rappresentare un circuito equivalente del MOSFET in conduzione e in zona attiva o in interdizione, di avere una situazione di questo tipo. Vedete, in pratica, e questo è lo schema normale che abbiamo. Abbiamo una corrente funzione della VGS dal punto di vista statico, e poi qua abbiamo le due capacità in zona attiva. Zona attiva vuol dire, giusto per non fare confusione, zona attiva è quella che nei FET si chiama in saturazione, no? Che chiamiamo zona attiva per somiglianza a quello che si fa nei bipolari, ci si capisce meglio. E va bene. In regione ohmica l'effetto è questo: in pratica questo è un corto, queste capacità sono a quel punto, possono essere anche molto cariche perché dipende da, diciamo, sono quasi in parallelo, ma possono essere anche cariche perché dipende dalla tensione che ho sul gate, e poi devo tenere presente che ho questa resistenza che è dovuta soprattutto alla regione di deriva. Questa è la situazione. La cosa importante da tenere presente è che mentre la CGS non cambia molto tra questa situazione e questo caso, la CGD può cambiare parecchio, perché cambia molto la tensione che c'è tra gate e drain. In particolare, la tensione sul drain può avere un'escursione anche di un centinaio di volt. La CGD, vi ricordate, è legata alla capacità della giunzione inversa dalla regione svuotamento che c'è, scusate, tra il canale e il drain, e se cambia di un centinaio di volte la tensione sul drain, quella capacità lì può cambiare tanto. Questo ha un effetto nella commutazione. Vediamolo un pochino più in dettaglio. Questo è lo schema di prima, dove evidenziamo quali sono le capacità interne. Abbiamo come capacità principali, prendiamo soltanto quelle che abbiamo visto prima, cioè la CGS, che lì è rappresentata, questa qui è rappresentata male in realtà,
aspettatela. CGS va qui, no? Tra gate e source. E poi c'è una CGD che può essere elevata, perché vi ricordate, la CGD tiene conto di parte del canale, tipicamente quando si fa un'approssimazione forte si dice un terzo della capacità tra gate e body, più però c'è tutta questa capacità qua, che dipende fortemente dalla zona di svuotamento, la quale dipende fortemente dalla tensione che c'è tra gate e drain. Questa zona di svuotamento qui, al variare della tensione di drain, può cambiare in modo significativo e quindi fa variare molto CGD. La CGS invece non dipende ben poco dalla VDS, no? Praticamente dipende soltanto dalla CGS. Ok? Quindi CGS è indipendente da VDS, CGD varia anche di due ordini di grandezza. In pratica io ho due situazioni molto diverse. Immaginiamo che questa sia la VDS, quindi questo limite qui sia zona triodo per tensioni minori di VGS meno VTH e zona di saturazione attiva, come la stiamo chiamando, per tensioni VDS maggiori di VGS meno VTH. Allora, quando sono in zona triodo, ho un canale molto ricco, non ho il pinch off e ho quindi zone di svuotamento molto limitate e alte capacità CGD. Qua. In regione ohmica. Quando invece, scusate, aspettate, lo porto indietro. Quando invece aumento la VDS, aumenta la profondità della regione di svuotamento tra gate, cioè tra canale, diciamo, e drain, e quindi la capacità cala, fino ad arrivare a valori molto bassi, no? Quindi questa non è una saturazione precisa, insomma è un andamento un pochino più graduale. Questa variazione può essere anche di due ordini di grandezza, dall'annullarsi quasi completo della regione di svuotamento quando accumulo, a quel punto c'è soltanto mi sparisce la regione di svuotamento, solo una carica per lo più di diffusione, a una situazione in cui invece ho una regione di svuotamento molto profonda. Allora, per comodità, anche nel valutare i transitori, si fa una semplificazione a due livelli. Ci si dice, beh, guardate, possiamo semplificare la cosa assumendo due capacità differenti per la CGD, una in regione ohmica, una in zona di svuotamento profondo, quindi per VDS vicine alla massima VDS che il dispositivo può sopportare. Tipicamente questi due valori sono due valori estremi della curva, quindi questa alla massima VDS e questo a VDS praticamente nulla, vengono messi nel datasheet. Ne vengono indicati perché sono parametri utili per la progettazione. Quindi CGS dipende solo da VGS, ed è una cosa che, come vi potete immaginare, è proporzionale all'overdrive, mentre invece, in realtà non è proporzionale all'overdrive, no, dipende VGS e basta, ma insomma no, per satura anche quella ovviamente. E invece la CGD ha questo andamento molto pronunciato rispetto a VDS. Allora, vediamo un pochino i transitori. Immaginiamo la situazione per cui abbiamo visto i transitori per gli altri dispositivi. C'è un MOSFET che funziona come interruttore controllato e ha un carico di natura induttiva. Può essere un motore facilmente. Il carico è messo là sul drain e lo possiamo rappresentare ai fini del transitorio con un generatore di corrente. Questo perché, essendo carico induttivo, nello spazio, nel tempo che dura un transitorio, praticamente non cambia la corrente. Quindi c'è il generatore di corrente, è presente quel diodo di
quel diodo là che fa comodo per, quello è un diodo di riciclo, fa comodo per non far salire troppo la tensione sul drain. Allora, guardiamo un po' la situazione di queste grandezze. Abbiamo la VG, immaginiamo che sia spento e poi si accende, ok? Abbiamo la VG a 0 all'inizio, la corrente anche a 0, la VD al valore massimo perché è spento il MOSFET e la corrente di drain a 0, va bene? Allora, cosa succede? All'istante 0 alziamo la tensione sul gate, lo portiamo a questo valore VGG+, per portare in conduzione il MOSFET. Quindi questo è il transitorio che consideriamo. Quali sono le varie fasi attraverso cui passa il dispositivo? Immaginiamo di conoscere qual è il punto d'arrivo, no? Nel punto di arrivo il dispositivo è in zona lineare e quindi si comporta come un interruttore chiuso, quindi lì si vuole arrivare. La VGG del generatore è tale da portarlo lì. Allora, all'inizio la prima cosa che deve fare deve salire la tensione sul gate. Ovviamente tra gate e source c'è una capacità, quindi questa tensione sale come si carica una capacità attraverso una resistenza. Fin tanto che questa VG non arriva alla tensione di soglia, non succede niente, tutto il resto è spento. La corrente di gate ovviamente sale subito. Qui, questo punto qui è VGG diviso RG, chiaramente, no? E poi comincia a scendere perché sì, la capacità si carica. Quindi la prima fase è semplicemente la carica della capacità di gate per portare in conduzione il transistore. Questo tempo è il tempo di ritardo, T delay on. Sono tutti tempi indicati nei datasheet perché, di nuovo, mi consente un po' di stimare la frequenza di switching del sistema massima che posso ottenere. Ok, andiamo avanti e passa dell'altro tempo, continua la capacità di gate a caricarsi, quindi questo andamento continua. Però siamo a questo punto con il dispositivo in zona di saturazione, no? Perché la VGS è maggiore della VTH, la VD è ancora molto elevata, ancora al valore massimo. A questo punto che cos'è che succede? Succede questa cosa qui, la corrente comincia a salire, chiaramente aumenta, sale la VGS, aumenta la corrente. Aumenta fin tanto che non raggiunge il valore del carico, il valore che chiede il carico, il valore ID che abbiamo indicato là, d'accordo? La tensione di drain non sale perché è bloccata da quel diodo, bloccata VDD, insomma, più la V gamma del diodo, ma insomma diciamo VDD, e la differenza tra la corrente che vuole il carico e quella che può passare dal MOSFET viene presa ovviamente dal diodo di ricircolo. Quindi a questo punto si arriva con il MOSFET che è in grado di assorbire tutta la corrente che passa dal carico. Questo è il momento in cui dissipa di più il MOSFET, no? Perché c'è la massima tensione VDS e la corrente è arrivata al valore massimo. Quindi questo è il momento più critico dal punto di vista della dissipazione di potenza. Questa è tutta una fase durante la quale il MOSFET sta dissipando. Quindi, come sapete, abbiamo tutto l'interesse a farla breve. Ecco, questo si chiama rise time, cioè il tempo di salita della corrente. A questo punto andiamo avanti, ci siamo, faccio piano perché vorrei darvi il tempo di prenderlo. Ora qualche figura ve la do, ma vedete lo faccio apposta a non darvi tutte le figure subito, visto l'effetto frequente se uno ha tutte le figure che smette di dice tanto tutto qua, insomma poi alla fine la testa vaga, no? Invece dovendo prendere più in diretta quello che dico, uno è un po' costretto a stare un po' più attento e alla fine aiuta un po', quindi
Poi qualche figura, quelle più complicate, ve le do, ma ecco, questi tratti che ancora potete seguire preferisco che li prendiate man mano che parlo. Allora, cosa succede dopo? Vado avanti col tempo. Ecco, questa c'è una cosa a cui bisogna stare attenti. Questo è critico, perché è una cosa che non vi aspettate nel caso di MOSFET di segnale. Questa è una cosa molto tipica di un MOSFET di potenza per potenze elevate. Allora, ovviamente una volta che ho raggiunto la corrente giusta, la VD comincia a scendere ed è questo quello che mi aspetto, no? Quindi mi sto spostando, se io vado a disegnare le caratteristiche di uscita, vi ricordate? È lo stesso disegno che abbiamo fatto già una volta per il bipolare. Se mi metto sulle caratteristiche di uscita, io sono partito da qui, devo arrivare qui, no? Questo è lo stato off, questo è lo stato on, giusto? Il percorso con cui ci arrivo è questo: prima mi sposto in questa direzione, quindi a parità di VDS sale la corrente e ora siamo arrivati qui, no? Perché? Perché il carico induttivo vuole che il più velocemente possibile la corrente arrivi al valore giusto, spinge e tira su la VDS. D'accordo? Viene bloccata solo dal diodo di ricircolo, quindi la VDS non scende finché la corrente non è quella giusta. Ok? Perché il carico spinge. Arriviamo a questo punto. A questo punto il carico non spinge più perché ha la corrente che vuole ci si può spostare verso il punto di riposo, a questo punto a parità di corrente, abbattendo soltanto la VDS. Quindi ora ci si sposta così, quindi in una prima zona di saturazione, e poi si arriva in regione triodo. D'accordo? Quindi la VDS scende in saturazione e poi regione triodo e la corrente rimane costante. D'accordo? Qui succede quello che vi anticipavo. Allora, qui che cosa succede? La cosa colpisce un po' all'inizio. Vedete? La tensione di gate non sale più per un po'. Qui è un andamento di una carica RC. A un certo punto non sale più. Anche la corrente di gate rimane quasi costante. Ora qui sono disegnate esattamente costanti. Nella pratica, vabbè, non è proprio così costante, ma insomma, va bene per semplificare. Quindi ho una situazione in cui la VGS complessivamente sale perché mi sto spostando in questa direzione, ma la VG e l'EG non salgono. Che cos'è che sta succedendo? Oh, ricapitoliamo. VGS è costante, IG è costante. Se IG è costante, vuol dire che dQ su dT, dove Q è la carica che c'è qua sulla capacità di gate, è costante, perché dQ su dT è IG. D'accordo? Perché se la carica aumenta in modo costante, la VGS non sale? Perché sta cambiando la CGS. Cioè quello che sta succedendo è che la CGS sta crescendo molto velocemente e quindi chiama sempre più carica senza aumentare la VGS. Ok? È l'effetto che vi dicevo prima. Cioè la CGS, aspettate, la disegno qua sotto per non andare indietro, non CGS, ho detto CGS, ho anche scritto CGS, volevo dire CGD, perché l'ho disegnato prima, no? È fatto così. Quindi quando io mi sposto in questa direzione, la CGD sale, e questo è quello che, quindi l'effetto che io vedo è che a un certo punto dico, ma com'è che sto spingendo corrente nei gate e la tensione non sale? Perché la carica sta salendo, ma non sale la tensione, bensì sale la capacità. Qui c'è un tratto anche abbastanza lungo, perché la capacità deve salire parecchio. A un certo punto, quando arriviamo più o meno qua, siamo già in questo punto, la capacità non sale più e quindi io vedo la VGS che ricomincia a salire.
Quando ricomincia a salire vuol dire che la capacità non sta più salendo, chiaramente arriverò fino alla tensione del generatore d'ingresso, quindi dovrà salire fino a VGG. A questo punto ho di nuovo la carica di una capacità con una squadra di DC normale, quindi la corrente scende, a regime quella corrente deve essere nulla e la tensione deve essere VGG. Okay. Quello che posso notare è che cambia un po' anche la costante, cambia molto anche la costante di tempo, perché il primo tratto in salita è con una costante di tempo che corrisponde a una CG, che è la somma di CGS e di CGD1, la CGD piccola, quella che ho in, con VDS elevate. Invece nell'ultimo tratto ho raggiunto il valore di CGD grande e quindi ho una capacità più grande e un tempo più lento, non un tau più lento. Quindi qua gli altri due tempi che sono importanti sono il tempo TFV1, T-fall, il tempo di caduta della tensione quando il dispositivo è in saturazione, e poi il T-fall V2, tempo di caduta della tensione per portare la VDS al valore di regime. Quindi, quando viene portata al valore di regime il transitorio non è completato, ma diciamo che il switching ormai è effettuato. Quindi il tempo complessivo di commutazione parte da zero e arriva qui, è la somma di questi quattro contributi. Durante tutti questi, durante questo tempo, tranne che per la TD, per il resto del tempo il dispositivo dissipa. Quindi al solito io devo fare in modo che la frequenza di che il periodo di switching sia molto più lungo di questo tempo di commutazione, altrimenti la dissipazione di potenza dinamica diventa molto rilevante. Perdo il vantaggio di avere un alimentatore switching, diciamo un convertitore switching, se questi tempi sono confrontabili col periodo completo di switching. Va bene. Ok, lo spegnimento si capisce molto più rapidamente perché è praticamente l'operazione inversa, quindi possiamo andare un po' più spediti sullo spegnimento. Procedo. Allora, la situazione è molto simile al caso precedente, guardate là, c'è la VG che viene portata dal valore VGG a 0, quindi andamento opposto. La VGS ovviamente non va subito a 0 ma comincia a calare. Ma questa è la corrente IG, la corrente sente subito lo scalino e poi cala, è una scarica RC normale. E durante il primo periodo, un primo periodo di ritardo nello spegnimento, durante il quale all'esterno non succede niente, quindi l'ID rimane costante al valore alto e anche la VDS non cambia, rimane il valore buon, che abbiamo chiamato buon. Cos'è? Perché non succede niente? Perché chiaramente finché VGS non scende sotto un certo valore, la corrente ID massima può essere sostenuta senza problema. No, poi a un certo punto passa un po' di tempo e comincia a uscire dalla zona dalla regione lineare profonda in cui si trovava. Quindi è lo stesso andamento
Vediamo un po' se posso disegnarlo qua. Nel stesso andamento in direzione opposta che avevamo visto prima. In pratica, di nuovo, se queste sono le caratteristiche, beh, ora questo è di... Vabbè, ho esagerato a fare la pendenza. Allora, dobbiamo partire da qui, approssimativamente dobbiamo arrivare qui, no? Questa è la corrente. Allora, c'è una prima fase durante la quale non ci si accorge di niente, non ci si accorge neanche di una variazione significativa della VDS, che è questa. Poi si comincia a uscire, quindi si esce prima in saturazione e poi in regione lineare e poi in regione di saturazione. Questo è il T-Rise in regione lineare, questo è il T-Rise in regione di saturazione. La corrente in tutto questo tratto rimane costante, la VGS praticamente non scende. Perché praticamente non scende la VGS? È l'effetto opposto a quello che avevamo prima, cioè c'è questo tratto durante il quale abbiamo corrente costante di gate e tensione costante di gate, perché quello che sta facendo è sta diminuendo molto la CGD. Quindi questo qua è il tratto, è la situazione, diciamo, complementare a quella che abbiamo visto prima. Se guardate, in pratica abbiamo soltanto rovesciato l'asse dei tempi, no? Era esattamente la stessa cosa. Quindi qui non l'ho evidenziato, ma insomma qua quello che succede è sta CGD cala, sta calando CGD in tutto questo tratto, perché ci si sposta dalla regione lineare, come dire, profonda alla saturazione. A questo punto, alla fine di questo tratto, siamo qua, abbiamo raggiunto il valore di VD massimo, quindi la VD viene bloccata, non sale più di così perché lì è il diodo di ricircolo che la blocca, entra in conduzione il diodo di ricircolo, può calare la corrente del MOSFET e la VD viene inchiodata. Okay? Questo qui, come sapete, è il punto di massima dissipazione di potenza del dispositivo. Massima corrente, massima tensione, da lì in poi la corrente comincia a scendere. E si percorre il tratto, ora lo dico prima che poi quando passa l'altra questa sparisce, si percorre il tratto in discesa. Okay? Quindi corrente che cala, VDS costante. Quindi VDS è questa, è costante. La corrente cala, qui ormai la capacità ha raggiunto il valore basso, quello che si ha per VDS elevate, VD non cambia più, quindi la capacità non cambia più e ho la scarica RC classica sulla maglia d'ingresso. Quindi in pratica, se guardo la maglia d'ingresso, ho due scariche RC classiche con due capacità differenti e poi ho un tratto intermedio in cui tensione e corrente sono costanti perché sta cambiando la capacità. Ripeto di nuovo che è un po' idealizzata la cosa, nella pratica la transizione tra una regione e l'altra non è così brusca, chiaramente è un andamento più graduale, diciamo, il fatto di farla così brusca serve per definire bene le zone, poi i confini sono molto meno marcati. Quest'ultima componente del tempo di commutazione è il tempo di caduta, T-fall, della corrente. Va bene. Tenete presente, in un datasheet si vedono tutti questi tempi, sono indicati esplicitamente, di solito per una condizione di lavoro, però una condizione di tensione, corrente, eccetera, però tipicamente una condizione tipica con cui uno può fare valutazioni delle frequenze di switching del sistema.
Va bene. Che cosa ho fatto? Ah, vabbè, non mi scordavo, c'è l'ultimo pezzo. Vabbè, niente, a un certo punto, quando la VG scende sotto la tensione soglia, la corrente va esattamente a zero. Ok, vabbè, questo non l'avevo detto una cosa. Allora, vediamo un po' quelli che si chiamano i datasheet maximum ratings, cioè i massimi valori. Ci sono almeno due di valori che vengono indicati per un modo. Beh, più di due, c'è anche la regione operativa. Vediamo i valori massimi sulle tensioni. Abbiamo una VGS massima che è funzione dal punto di vista fisico, ovviamente, dello spessore del dielettrico, perché l'effetto che mi limita la VGS massima che posso applicare è il breakdown elettrico dell'ossido. Ora, approssimativamente, un ossido di silicio buono tiene. No, ma lì c'è un errore, però. 10. Aspettate un attimo, 10 megavolt su centimetro mi ricordo io, torna, 10 megavolt su centimetro, no, sono quelli, 10 megavolt, no, ho sbagliato, era giusto così. Diciamo che un volt su nanometro lo tengo, no? Quindi è quello, va bene, 10 alla 7 volt su centimetro. Io mi ricordo, è un po' questa deformazione un po' nano, no? Alla fine, quindi poi mi ricordo un volt su nanometro, e quello è buono, okay. Più o meno per tenere un po' di sicurezza. Quello è il valore buono da tenere. Si arriva in realtà anche a un po' di più, a 13 volt su nanometro, quindi 1,3 10 alla 7 per volt centimetro, ma insomma con i dispositivi di potenza è meglio essere un po' conservativi. Quindi questo è da tenere presente, che vuol dire per esempio 100 nanometri sono 1000 volt. Ho detto bene? No, 100 nanometri sono 100 volt. Ok, quindi quei 100 nanometri che vi dicevo prima fanno riferimento a una massima VGS di 100 volt. Tenete presente che un effetto simile si ha anche per la VGD, non esattamente uguale a questo, ma insomma abbastanza simile. Quindi questo l'abbiamo detto. Ah, c'era già il conto, vedete? Se andavo avanti me lo ricordavo. Quindi 100 nanometri mi danno 100 volt. Poi nella pratica si va un pochino, si usa per VG, una cosa 100 nanometri si usa per VGS insomma, una quantità significativamente più bassa di quella massima, anche perché no, non so se sapete, stavo per dire probabilmente, ma non so se sapete, c'è un effetto parallelo negli ossidi, in aggiunta al breakdown elettrico, che è un effetto di invecchiamento da stress elettrico. Quindi un ossido sottoposto a cicli frequenti con campi elevati invecchia nel tempo, che vuol dire che comincia a manifestare delle correnti di perdita significative. Questo è un effetto che va sotto il nome di SILC, vuol dire Stress Induced Leakage Current, cioè correnti di perdita indotte da stress, ed è dal punto di vista microscopico dovuto al fatto che applicare campi elevati induce dei difetti nel dispositivo che non vedo come rotture, ma che nel tempo diventano dei passaggi attraverso cui gli elettroni possono attraversare l'ossido e quindi mi aumentano le correnti di perdita dell'ossido. Questo è un effetto non secondario, perché è l'effetto principale di usura delle memorie flash, attualmente è ancora quello. Voi sapete, le memory flash commercialmente sono vendute con tempo di vita di 10 anni, quello è il modo con cui commercialmente si possono vendere, c'è una certificazione, questa dura 10 anni in uso normale, la memoria viene conservata 10 anni e il fattore limitante è proprio il leakage da stress. Quindi è un fattore che dal punto di vista commerciale è importante per le memorie e anche per i dispositivi di potenza che comunque sono soggetti a campi elevati. Quindi si va sotto per tranquillità. Tipicamente si aggiungono due zener back to back tra gate e source in modo da evitare che
a causa di scariche elettriche, anche in modo transitorio la tensione tra gate e source possa superare il valore massimo. Okay? A questo punto, cosa vuol dire? Che ci sono questi diodi zener di protezione, quando viene superata la tensione dello zener più la V gamma diretta, entrano in conduzione due zener e evitano che salga la tensione sul gate. E questo è un accorgimento frequente. L'altra cosa importante chiaramente è la tensione massima tra drain e source, la tensione di breakdown. E quello, abbiamo già accennato all'inizio, è un breakdown ovviamente tipo a valanga, perché i drogaggi sono bassi, tra drain e body, ed è funzione dello spessore della regione di deriva. Qui esattamente la stessa considerazione che abbiamo già fatto per i diodi. Questi sono i due fattori importanti dal punto di vista della tensione. Ok, le perdite in conduzione, anche qui è più o meno le cose importanti, direi che le abbiamo viste. Questo è il percorso che fa la corrente in una cella da drain a source, quindi oltre al MOSFET vero e proprio ci sono delle altre resistenze distribuite lungo il percorso. Chiaramente, vabbè, questa qui non è piccola perché la fetta non è sottilissima, okay, questo è facilmente qualche, cioè non sarebbe piccola, diciamo, questo è facilmente qualche decina di nanometri, cioè fino anche a 100-200, perché mi dà anche la robustezza meccanica della fetta. Quindi il tratto da percorrere non è piccolo, viene reso a bassa resistività drogandolo molto, quindi non è, per questo motivo non è l'effetto principale, ma è il tratto più lungo. Non, diciamo, non è in scala ovviamente, questo è il tratto più lungo perché è la fetta preesistente, quella che dà robustezza meccanica all'oggetto, e la parte che poi alla fine dal punto di vista della resistenza complessiva conta di più è quella evidenziata in giallo, cioè la regione di deriva, ed è la parte dominante. Questo qui abbiamo visto viene ridotto molto bene dall'accumulazione che si ha in on. Qui c'è inversione, ovviamente non, e questa è una regione piccola. E alla fine la parte in giallo è quella più significativa. Qualche altra considerazione un po' sparsa per chiudere il discorso su MOSFET. Vi ricordate che per i bipolari abbiamo evidenziato quel problema del breakdown secondario, dovuto in pratica alla fuga termica di una parte del bipolare rispetto al resto. Vi ricordate, avevamo detto, bipolari come dei diodi in parallelo, se una zona localizzata per qualche motivo si scalda di più, essendo tutte le zone in parallelo, questa viene attraversata da più corrente per la natura stessa del processo di conduzione in un bipolare, in una giunzione, quindi dissipa di più, quindi passa ancora più corrente, eccetera, eccetera, fino a rottura. Nel MOSFET questa cosa non c'è, perché la R-ON in generale ha un coefficiente di temperatura positiva. Se ho due MOSFET in parallelo, come in quel caso là, cosa succede? Che il MOSFET più caldo, se posso avere due MOSFET in parallelo veramente, posso avere un MOSFET distribuito per cui le zone non sono tutte esattamente alla stessa temperatura. Chiaramente il concetto vale lo stesso. Cosa cambia rispetto al bipolare? Cambia il fatto che se una piccola regione si scalda, quindi uno dei MOSFET in parallelo si scalda, la mobilità cala e quindi quel MOSFET conduce di meno, non di più. A questo punto c'è una reazione negativa. Se conduce di meno, essendo tutto in parallelo, si raffredda rispetto agli altri e quindi ritorna a condurre di più. Quindi c'è una reazione negativa che tende a stabilizzare la temperatura, a rendere più uniforme la temperatura, proprio si oppone completamente a fughe termiche. Andando a vedere la cosa dal punto di vista microscopico, la differenza è che la corrente in un MOSFET è una corrente di deriva, quindi dipende dalla mobilità. La corrente in un bipolare è una corrente di diffusione, d'accordo? Quindi sale con la temperatura, ben favorita dalla temperatura.
Quindi l'effetto praticamente non c'è, non mi devo preoccupare di breakdown secondari in un MOSFET. Un'altra cosa di cui potrei eventualmente preoccupare è che si evita in modo piuttosto semplice con delle resistenze sui gate, è il fatto che i collegamenti e quelle capacità robuste presenti potrebbero indurre eventuali oscillazioni LC, no, capacità di collegamenti, scusate, e induttanze di collegamenti e capacità che variano in modo significativo, CGD e CGS, variano e vengono anche caricate e scaricate molto. A questo punto nell'anello inserisco una resistenza di gate non piccola che smorza eventuali possibili oscillazioni e poi dal punto di vista del funzionamento incide relativamente poco, no? Stazionariamente non conta niente, anche per i transitori, prima che veramente possa contare il ritardo indotto da una resistenza che metto su gate, ce ne vuole. Quantitativamente è difficile che conti. Ritorniamo un po' a quel bipolare parassita che dicevamo, era messo qua, vi ricordate? Allora, cosa abbiamo detto? Abbiamo più o meno già affrontato il problema, magari giusto per puntualizzare un altro aspetto. Cosa abbiamo detto qua? Che in pratica viene tenuto spento cortocircuitando il body, che è la base del parassita, con il source, che è l'emettitore del parassita. Quindi quel contatto che ora in questo disegno non si vede, che da questa parte cortocircuita la regione P con l'N. Dunque, cerchiamo di vedere un pochino meglio qual è il rischio. Quello che posso avere è una situazione di transitorio e per qualche motivo mi innalzi il potenziale a cui si trova il body e mandi quel bipolare in conduzione. Ci va facilmente se si alza la tensione sul body, perché vedete la tensione tra drain e source tipicamente è positiva, drain e source sarebbero collettore e emettitore del transistore parassita, quindi quella è positiva. Se si alza la tensione sul body si porta in conduzione la giunzione base-emettitore e il dispositivo parassita va in zona attiva facilmente. Quando è andato in zona attiva consuma un sacco, perché la tensione tra drain e source non è piccola, cioè è alta all'inizio, poi magari la fa calare, ma per farla calare è probabile che distrugga il dispositivo, ma poi non riesco a spegnerlo perché non ho un terminale di accesso al body che mi consente di abbassare quella tensione. Okay, non ho più controllo e devo assolutamente evitare questo tipo di effetto, che non è impossibile nel caso di transitori, ecco, proprio perché nel transitorio quando carica che si sposta in modo forte nella base può benissimo succedere che per un momento la tensione salga. Infatti il punto più critico si ha durante lo spegnimento del transistore. Perché cosa succede durante lo spegnimento del transistore? Durante lo spegnimento del transistore la tensione di drain sale velocemente, d'accordo? C'è una capacità qui tra drain e body. Se la tensione di drain sale velocemente e la capacità si deve caricare altrettanto velocemente, se appena si carica un pochino più lentamente si tira su la tensione del body. Immaginate, io ho praticamente un partitore di capacità qua, ho una capacità CGD, ho una capacità CGD è messa in questa direzione, ma ho una capacità tra qui e qua, tra la regione del drain e il body, e poi una capacità tra il body e il source. Quando questa sale velocemente, qualcosa si sente anche qua, un partitore capacitivo, no? E quindi
Poi, nella pratica, questo è anche tenuto a massa dall'alto terminale, ma se la salita della tensione sul drain è molto rapida, potrebbe la tensione qua salire appunto in un transitorio a valore da portare la base in conduzione, la base emettitore in conduzione. Quindi quello che si fa è limitare la velocità di salita della tensione di drain durante lo spegnimento. Quindi si cerca di limitare la velocità di spegnimento. Si usano anche dei circuiti di protezione che agiscono. Allora, se abbiamo tempo li vediamo qualche esempio nell'ambito del corso, ma insomma che agiscano in modo da ridurre questa velocità, da limitarla in alto. Questi circuiti di protezione si chiamano snubber e riescono, diciamo, in questo effetto. Questo è il primo caso in cui vediamo problemi di questo tipo, però è un problema classico per i dispositivi di potenza. Durante le transizioni possono verificarsi le condizioni di polarizzazione fortemente indesiderate. Ok, avevamo già fatto questa analisi per il bipolare, in pratica è praticamente identica in questo caso. Abbiamo tre limiti: la tensione breakdown, che è 1, tipicamente la corrente di la corrente massima di drain. Questo è un effetto dovuto, come vi dicevo per i bipolari, dovuto a un surriscaldamento locale che posso avere a contatti, che può danneggiare localmente il contatto. Quindi il contatto, proprio il bonding, ha una sua resistenza, la potenza dissipata è proporzionale al quadrato della corrente che ci passa. A un certo punto c'è una temperatura alla quale il bonding si può danneggiare. Quindi questo mi dà una corrente massima e poi avrò la temperatura di giunzione massima, quindi la potenza massima dissipata, che mi darà un'iperbole su questo grafico, no? Perché la temperatura massima è proporzionale alla potenza massima, la quale è proporzionale al prodotto ID per VDS. Quindi ho un ID per VDS massimo, funzione della temperatura, non solo, ma anche del dissipatore, no? Che della resistenza termica del dissipatore che uso. Su questo grafico log log lo vedo con una retta. Quindi questi tre limiti complessivamente mi danno quest'area, che è l'area entro la quale devo stare. Analogamente a quello che avevamo visto per i bipolari, in realtà se sono in switching, quindi on duty cycle di funzionamento inferiore a 1, anche notevolmente inferiore a 1, in funzione del duty cycle, chiaramente questa curva posso portarla in alto, perché questo è il prodotto corrente tensione quando conduce. Poi bisogna tenere conto del fatto che se il duty cycle è basso, conduce poco, quindi l'effetto termico è ridotto in modo, come dire, proporzionale al duty cycle. Quindi più è basso il duty cycle, che vuol dire più è veloce la commutazione a parità di periodo di switching, più posso portare questa curva verso l'alto. Le altre due rimangono invariate perché sono effetti differenti. Un po' la corrente sale, ed è questo il motivo per cui anche questa sale, perché anche la dissipazione a contatto sale. Questo invece è un breakdown rigido, non si muove, e quindi si allarga l'area di funzionamento in modo più pronunciato quanto più veloce il switching, quanto più veloce il tempo di commutazione. Ok, ho giusto un accenno veloce a strutture simili. Come vi dicevo, per questi transistori a diffusione verticale di potenza c'è un parecchio
ci sono parecchie variazioni, sia dal punto di vista del layout dall'alto, sia anche dal punto di vista della forma del dispositivo. Queste sono altre due, sono altri due casi abbastanza diffusi. Vedete, assomigliano abbastanza al resto. Stavolta la differenza principale è che il canale non è in piano, ma anche il canale è verticale. Il fatto di fare il canale verticale, che vantaggio mi dà? Bah, tipicamente a seconda dei casi riesco a ridurre la resistenza R-on totale perché riduco il percorso. Quindi in tutti e due questi casi, in realtà qui c'è scritto alta R-on rispetto a questo, ma è più bassa del caso che abbiamo visto prima, eh? Quindi, perché invece di avere tutto quel tratto prima verticale poi orizzontale, in questo caso un tratto solo verticale. In quest'altro caso, insomma, una cosa intermedia tra i due. Okay? Non cambia molto rispetto a quello che abbiamo visto. Che cosa succede? Vedete, qua viene fatto uno scavo, un trench. Nel trench viene fatta la deposizione dell'ossido e viene inserito il contatto di gate. Quindi la cosa che cambia è che invece di farlo in superficie, il MOSFET si fa, il canale viene fatto in questa direzione. E quindi la conduzione è tutta verticale. Per il resto non cambia niente, eh? È soltanto quello l'effetto. Invece di dover portare in piano il dielettrico e il canale perché ho un dielettrico planare, a questo punto ma mando in profondità il dielettrico e posso fare il transistore verticale. Fino a poco tempo fa veniva bruttina la qualità dell'interfaccia, quindi ci si perdeva in mobilità e si aumentava la difettosità del dispositivo. Adesso, tutto sommato viene bene. Quindi si riesce a fare abbastanza bene in verticale. Questa è una situazione simile, invece di fare un attacco verticale c'è un attacco, una cosa si fa con una tecnologia un po' più semplice, perché si fa alla fine un attacco umido lungo il piano, credo che si vada lì lungo il piano 111, in modo da scavare un taglio obliquo. Per il resto poi non cambia niente rispetto a quello che abbiamo detto. Quindi tutte le considerazioni che abbiamo detto rimangono uguali. In questo caso l'R1 è basso. Il canale verticale tipicamente ha di vantaggio che posso determinare la lunghezza del canale in modo più preciso, ma insomma per queste applicazioni non è così critico. Qui l'R1 è più bassa, qui è un pochino più alta. Questo è più recente perché fino a poco tempo fa si faceva male questi trench verticali. Qui una cosa da sottolineare è che questa R1 è alta rispetto a questa, ma è più bassa del dispositivo che abbiamo visto prima. Ok.